Amici, Michele è già pronto, io anche ad uccidermi, è un attimo. Nuovo spot, anche se molto conosciuto. Io e te abbiamo mai... Leggermente battuto. Io e te abbiamo mai preso niente qui? Io mai, sono solo venuto a vederlo una volta, qualche lancio. Michele è già più esperto. Avete visto l'ultima volta in Adige ha fatto sfracelli. Peccato l'immondizia. Siamo in Canal Bianco, posto è segreto. Vediamo chi lo riconosce. Molta gente che gioca a tennis in giro, eh? Che battono bene alla Fantozzi. Batti lei. Vediamo se sono buono andare a moglie. Stiamo a distanza. Molto, sì, sì, stiamo a distanza. Pensavo per il Covid. Pensavo per il Covid. Beh, anche insomma. Ah, sì, beh, oltre a quello che giusto rispettare le misure. Ci facciamo il tramonto qui. Bello, molto bello. Hai del peso su? Ah, pesantino. Dopo provo anch'io. Armola. Sì, saltino. Come al solito quando sei a pesca chiama la ragazza. Anche se il cellulare non prende, sei in mezzo ai monti. No, no, anche se il cellulare non prende, l'amorosa riesce a chiamarti. Cose incredibili ma vere. Qualche lancio con questo artificiale. Poi si cambia. Preso purtroppo. Preso purtroppo. In contropiede con la GoPro. Deve essere grosso. Deve essere grosso. Laccio da serra, ragazzi. Attenzione, laccio da serra contro ogni pronostico in Canal Bianco. Michele è così, non perdona. Non perdona, sono i suoi orari poi. Un perca. Beh, io di perca non sono molto esperto e ferrato. Uilla! Bel bambino questo! Bello, grande! Grande che non ci sta! Lo facciamo star dentro! Ah, ma che lo stuntino! No, eccolo qua! Eccolo qua! Ah, perché si è agganciato anche lì! Bello però, un pesce subito! Ok. Signori, voi direte, perché l'hai usato a Siluri? Un attimo, perché? Michele, perché l'hai usato a Siluri? Adesso io non sono molto ferrato, però è un po' di anni che pesco. E se voi ricordate i vostri nonni, cosa pescavano a Siluro? Con l'anguilla, no? Che non si può più usare. E lui, perciò, se noi creiamo qualcosa per imitare un'anguilla in difficoltà, dopo la caduta, secondo me può funzionare. E infatti. Adesso il problema è tirar via perché ha mangiato veramente da maiale. Mangiata da maiale, dicici. Fermo, ti do una mano. Dai. Ti do una mano. Dicici, mangiata da maiale, quella in cui il guadino. Dicesi mangiata da maiale, quella in cui il guadino resta impigliato poi. Intanto mi sono dimenticato di serrare gli ardiglioni. Vabbè, insomma, cose che succedono. E uno dice, ma perché se vai a Siluri serri gli ardiglioni? Perché io sono sempre uno di quei romantici della pesca. Penso sempre di agganciare il luccio, capito? È bello essere romantici, anche dove il luccio non c'è, noi lo aspettiamo. Allora, nell'eventualità che tu agganci un luccio, cosa succede? Che con l'ardiglione
cerco di tenetelo fermo perché se, se parte con tutti quegli ami lì. Aspetta, aspetta. Sto maglietto è evidente. Si ferma del male. Senti che. Che spuzzolento. Ce l'hai? Ce l'hai? Ok. Piccolino, un attimo. Dai, merita una foto. Una foto. Tanti pantaloni sono quelli del lavoro, cazzo ce ne frega. Merita una bella foto. Un attimo, dammi un secondo, se vede che viene, no, così è più luminoso, bella, grande vecchio, bellissima, bella mangiata tra l'altro. Ah no, non si va via mille quello lì. Fai tu? Sì, sì, vado qui. Comunque devo farmi uno di quelli, eh. Con la catenina. La facciamo vedere al pubblico. Allora, questo non è da serra, è da siluri, attenzione. Specificamente studiato per il siluro. Sì. Ho usato la questo catenina. Per dargli peso. Naturalmente. Sì, quello è intercambiabile. Per dare peso al tutto. A un... un rig in acciaio. La facciamo vedere? Ha un rig in acciaio. Avevo finito l'elastico, perciò ho usato il pezzo che leggo il vitigno. Ma tanto a loro non interessa. Questo è intercambiabile, si può mettere l'amo singolo o quello che vuoi. Scusa, ma il vitigno interessa sempre. Il vitigno interessa, specialmente il prodotto finale. Soprattutto quello. Comunque questa è stata... ingegnosa, molto... è stata la prima cosa che ho fatto quando... visto i lacci per i serra, siccome non potevo andare al mare ho detto può funzionare per i siluri, per adesso è il secondo che prendo. Allora funziona, e bello ragazzi, potresti, anche nell'altro... potresti aver fatto scuola. Oh, meritato, eh. Ingegno serve sempre. Guarda che stai in bocca. In bocca è siluro, però ho provato un bel attacchino, anche perché con una scaglia così è più grande della sua bocca, sicuro. Beh, all'attacco ancora. Sarà un totale di 50-60 grammi adesso. Buono, giusto per la Kanji.